Ragazzi, buonasera. Allora, video molto interessante perché è venuto un po' uno spunto. In realtà l'ho preso da uno di quelli che reputo i miei mentori e mi ha fatto molto pensare questa cosa, perché spesso e volentieri l'uomo, se appunto vorrebbe avere un'abbondanza di ragazze per la vita, avere delle opzioni, poter decidere con quale ragazza stare, avere anche 3 o 4 ragazze contemporaneamente, anche 10 possibilmente, tutte strafighe. Però spesso e volentieri il problema cos'è? Che non è così. La realtà dei fatti è ben diversa. E quindi bisogna ovviamente impegnarsi per creare questa abbondanza. Magari non si arriva neanche mai al punto di avere 3 o 4 ragazze contemporaneamente. Però un qualcosa che voglio farvi notare: tante persone che appunto si lamentano che le donne guardano solo l'apparenza, è il fatto che una strafiga, cioè immaginate una ragazza della vostra zona che vedete una strafiga, se voi la vedete stasera in discoteca e le chiedi: senti, ma allora sei qua in discoteca, va bene, volevo chiederti, sei vestita, truccata e tutto, quanto tempo sei stata stasera davanti allo specchio a prepararti? La risposta tipica sarà 2-3 ore. Quindi se una che è una strafiga già di suo, perché cioè queste ragazze qua, se le vedete anche senza trucco, comunque non tutte, ci sono alcune che diventano dei mostri senza trucco, però tante ragazze sono belle anche senza trucco. E quindi una ragazza che è già bella, già la genetica dalla sua parte, perché passa 2 o 3 ore davanti allo specchio a guardarsi, a piacersi, a truccarsi, a migliorarsi, ed è già bella di suo? Quando invece gli uomini, la maggior parte degli uomini, cosa fa? Non è bello, non si cura, non ha un bel fisico, non veste bene, perché vi assicuro che la maggior parte degli uomini che si vestono bene sono gay, nella maggior parte dei casi, perché è così. Gli uomini che hanno veramente uno stile, la maggior parte sono gay, perché hanno questo lato femminile. Però un uomo solitamente, se va in discoteca, andate da 10 uomini, andate dai vostri amici che andate in discoteca, gli chiedete: senti, quanto ci hai messo stasera a prepararti per venire in discoteca? La risposta sarà 5-, se proprio uno è un figo, 30 minuti. E qui mi sorge un dubbio: perché una che è già una bella ragazza impiega così tanto tempo a stare appunto davanti allo specchio, a guardarsi, a piacersi, ad acquisire comunque sicurezza in sé, a dire: cazzo, sono un po' figa stasera? E tu che vuoi avere tante ragazze, vuoi avere un'abbondanza di ragazze, non sei bello come questa ragazza, non hai appunto la genetica di questa ragazza, eppure ci passi 5-10 minuti, se va bene, a prepararti per andare in discoteca. Questo lo dico perché è ovvio che noi uomini non ci trucchiamo e tutto, però tanti uomini non si truccano neanche metaforicamente, nel senso che dovreste comunque cercare di curare più possibile il vostro aspetto, perché è anche vero, le donne non guardano solo l'aspetto fisico, l'apparenza, il look, ma è una grossa componente. E soprattutto quando un uomo si cura, si tratta bene, appunto si prende cura del proprio corpo, della propria pelle, del proprio viso, del proprio stile, genera della sicurezza in sé, è molto più sicuro di sé. Se voi uscite di casa e non vi mettete neanche lì, guardate davanti allo specchio e dite: cazzo, ma sono bello, sono vestito bene stasera, come pretendete che appunto non siete sicuri di voi, perché voi trasmettete questa insicurezza, o magari dite: vabbè, sono vestito decente. Voi dovreste essere vestiti da Dio, dovreste piacervi davanti allo specchio, sia nudi, sia vestiti, sia in mutande, sia a testa in giù. Dovreste dire: cazzo, che figo che sono. E questo ovviamente parte dal curarvi, parte dall'andare in palestra, mettersi dei muscoli, perdere quello strato di grasso che vi trovate. Sono tutte cose che io dico sempre, ma questo esempio lo faccio per farvi pensare. Cioè, come ho detto, una ragazza che è una super figa, senza far niente, ha un fisico della Madonna, è bella, ha la genetica dalla sua parte, passa 3 ore davanti allo specchio a truccarsi. Ma queste 3 ore non è che sono solo per truccarsi, ma perché arriva dopo 3 ore che tu ti guardi e migliori costantemente. Ve lo assicuro, provate a farlo, 3 ore io non ce la faccio stare davanti allo specchio, ma vi assicuro che dopo 3 ore che vi guardate allo specchio, vi curate nelle maniere migliori possibile, la vostra autostima aumenterà. Ma perché è normale, cazzo, sei lì che ti sei partito da sono decente, cazzo, ora sono vestito da Dio. Ed è per questo che dovreste un po' spendere un po' di soldi per il vostro guardaroba, per appunto cercare di migliorare costantemente il vostro stile, perché anche lo stile fa. Ma nel discorso, dopo che state un'ora, cazzo, allo specchio, vi guardate, vi piacete tutto, la vostra sicurezza in voi, cioè voi quando uscite fuori lo trasmettete che siete sicuri di voi, che vi ritenete belli. E vi assicuro che quando voi vi ritenete dei figli, la gente vi riterrà dei fighi, le ragazze vi riterranno dei fighi. Se voi uscite fuori, siete insicuri e soprattutto non siete contenti di come siete vestiti, oppure boh, sono vestito come al solito, quindi non c'è nulla di che, trasmetterete questa cosa, non sarete, la gente non vi ammirerà. Se voi, la vostra idea è quella, sono un cesso, potete essere dei fighi, la gente vi vedrà come dei cessi, perché è quello che trasmettete. Quindi io non dico di iniziare a passare 2-3 ore davanti allo specchio, quello che dico è: iniziate a curarvi un po' di più.
arriverà qualcuno a dire: ma a me le ragazze mi devono accettare per quello che sono, just be yourself, sii te stesso e le ragazze cadranno ai tuoi piedi. Ma vai a vaffanculo, dai, non ti è mai funzionata sta cosa, e adesso vuoi raccontarla a me, a chiunque altro. Sono cazzate che ti racconti e continua pure a raccontartele. Oppure puoi iniziare effettivamente a curare un po' di più il tuo aspetto fisico, iniziare ad andare in palestra, curare la tua alimentazione per mettere su dei muscoli, calorie, proteine, puoi iniziare a curare la tua pelle, puoi iniziare appunto a eliminare la masturbazione compulsiva tutti i giorni per appunto migliorare la tua energia, l'energia che hai, perché l'energia ha un fattore gigantesco e è sempre legata comunque al quanto vi ritenete attraenti, la vostra, anche la vostra capigliatura, la vostra barba. Vedo tantissima gente che la barba non la cura, la mia al momento non è bellissima perché a me non cresce qua bene, però sto cercando di migliorare. Anche lì il vostro igiene mi sembra un qualcosa di tanto banale, però per tante persone così non è. Quindi pensateci, quando siete lì che state per uscire, non passate più 10 minuti a mettervi tutto e lavarvi e uscire di casa, state anche mezz'ora, 40 minuti, provate, vi assicuro che troverete dei modi per farlo. Cercate ogni volta, mettetevi lì e dite: come potrei migliorare il mio stile? E una domanda che mi faccio sempre: mi compro cose nuove, ma cose anche delle cazzate. E questo mi porta a essere più sicuro di me, mi porta a ritenermi più attraente, e quando io mi ritengo più attraente, chissà perché, ricevo anche più attenzione dalle altre ragazze. Iniziate veramente un po' a curarvi, state lì anche, guardatevi allo specchio, passate tanto tempo a guardarvi allo specchio piacendovi, vi dovete piacere. Io quando ho le serate in cui sto da Dio è perché sto tanto tempo allo specchio a guardarmi come mi sto vestendo, a dirmi: cazzo che figo che sono. Non è che lo dico così, però dico: cazzo, sono proprio un figo, perché ho curato il mio fisico, mi sono allenato, cazzi e mazzi. E tutto il resto. Quindi ragazzi, tante belle cose, statevi bene, vi auguro una grandiosa giornata. Ciao.